Questo album è stata la mia cura, di un periodo che a volte è stato oscuro, che mi ha portato lontano dalla musica, che mi ha portato a non sapere se voler continuare a fare dischi, e quindi è stata la mia salvezza perché ad un certo punto ho capito che non potevo mettere più da parte un amore così grande e che aveva bisogno di essere alimentato. Certo, c'è stata la miccia che mi ha fatto scrivere le canzoni. E la miccia è sempre legata a qualcosa di forte che ti succede, come può essere la fine di un amore o qualcosa che ti capita in famiglia, o anche cose positive, come nel mio caso la nascita dei miei nipoti. Sono cambiate tante cose e sono cambiato anch'io. Come dice Mario, effettivamente in sostanza lui non poteva scrivere che sono un pazzo scatenato nel suo racconto, ma mi sento un po' una sorta di kamikaze delle idee. Questa cosa mi rende libero e forte quando decido di seguire le mie convinzioni e le mie canzoni, quelle veramente dettate dal profondo. Il silenzio probabilmente non esiste se ci pensi, ma no? Perché anche in questo momento, se noi stiamo zitti un momento, sentiremo tutte le persone qui attorno che stanno parlando, che stanno lavorando. Tu vivi in una città estremamente poco silenziosa, ma il silenzio è quel momento in cui il mondo circostante in qualche modo invece sta parlando per te. Il mio silenzio è stato quando ho preso in braccio mio nipote e quel momento è stato esplosivo. Il silenzio ha fatto boom quando sotto una quercia in un posto meraviglioso della mia Puglia, in un periodo primaverile, c'era con me di fianco la persona a cui ero legato e c'era la bellezza di quel momento che diventava universale. Il silenzio fa boom quando sentiamo che c'è una musica per noi stessi. C'è un po' di tutto, devo dire. Di tradizione c'è l'utilizzo della banda, sicuramente. Però non basta. No, non mi, infatti non mi sento di dire che è un disco totalmente della tradizione, perché poi c'è uno spunto di elettronica, c'è uno spunto nelle parole, no? Perché nella tradizione comunque difficilmente si parla di profano anche, invece questo disco è pieno di profano e di segnali legati alla benedizioni del corpo, inteso proprio come la vanità o il piacere, tutti temi che per un contesto estremamente classico non sono così vicini. Io volevo fare un disco libero ancora una volta perché mi sono detto: ok, se sono riuscito a sopravvivere per 7 anni, cioè non facendo dischi e facendo altro, posso permettermi di essere così libero nella musica di non preoccuparmi del risultato che sarà. E questo è un mix di tutto. Quando ho scritto le canzoni, già immaginavo nella testa gli arrangiamenti per banda, ok? Però io non sono un bandista o comunque non sono un maestro direttore di banda. E lì ho pensato al migliore, che è Mauro Ottolini, invece lui sì che scrive per banda, sì che è un grandissimo trombonista. Lui mi ha aiutato nel migliorare e nello scrivere gli arrangiamenti che però in maniera brutale avevo scritto io inizialmente e che erano scombinati, ma che davano un'idea. Taketo invece è un produttore che dà sfogo alla libertà creativa, è proprio la sua caratteristica, quella di dare fuoco, di mettere benzina sul fuoco degli artisti. E io avevo bisogno di una persona come lui per questo disco, cioè di una persona che non mi limitasse nella esplorazione dei diversi arrangiamenti. Donato Carrisi ha avuto l'idea di questo videoclip, che poi è stato girato da Graziano De Pace. Gli ho fatto sentire Paciuli in questa casa, che è la casa di un nostro amico in comune,
una casa molto affine al mondo di Donato, che nel mondo, il suo modo di scrivere è ovviamente legato alla scena oscura, no? E lì gli ho fatto sentire questa canzone e ha avuto questa idea di videoclip. E avevo voglia di avere collaborazioni che non fossero prettamente canore. E quindi Mario Desiati, Donato è uno dei più importanti scrittori italiani di bestseller anche insomma, nel mondo, e ha dato il suo contributo. E ci saranno anche altre sorprese di altri artisti pugliesi, non necessariamente legati alla musica, che verranno coinvolti per questo lavoro anche più avanti. Anche l'artwork del quadro che c'è qui dietro è di Vincenzo Pinazzo, che è un altro pittore del mio paese, è un pittore naif che ha riprodotto tutti i personaggi che hanno partecipato. Qui, per esempio, c'è mia nonna che ha cantato. Qui c'è Don Martino che ha benedetto tutta la banda, qua c'è Faco che ha girato i video, eccetera, eccetera. Ci sono un sacco di personaggi che tutti i personaggi che hanno registrato il disco. C'è anche Takeo Ohara qui dietro da qualche parte. Eccolo qua, eccolo. Per chi fa musica, come dire, che sa che non può essere come dire, diffusa a tutti quanti, perché comunque l'orecchio collettivo è un orecchio, come dire, che ha bisogno di leggerezza, di divertimento e di tutta una serie di cose che bravissimi artisti che oggi esistono nel nostro panorama musicale riescono a dare. Gli altri artisti devono avere il ruolo di ricercare l'arte in quello che fanno, o comunque di donare degli oggetti preziosi. A parte, non sto parlando necessariamente delle canzoni, ma di tutto quello che può avvenire attraverso un progetto come quello che è un disco, no? Attraverso, in questo caso, io ho avuto la possibilità di collaborare con due scrittori importanti, quindi magari uno può approfondire anche le scritture di Mario Desiati, che ha scritto dei libri ispirati tanto alla mia terra. Ecco perché c'è una connessione con Mario. Lui, per esempio, ha scritto un libro che si chiama Spatriati, che è un termine veramente del sud. E quindi anche lì, vedi, c'è la ricerca e c'è l'attenzione verso qualcosa di, secondo me, di alto, che è la lettura di un buon libro. Magari uno, attraverso l'opera di Vincenzo Milazzo, può scoprire altre opere di questo artista e innamorarsi perdutamente dei suoi colori. Lui, tra l'altro, dipinge su vetro. La pittura su vetro è una pittura che si fa al contrario. Quindi ogni tanto io andavo nel suo laboratorio e vedo lui che dipinge al contrario questi quadri. Non ha potuto fare questo su vetro perché non avevamo il tempo. Però anche lì c'è la ricerca di qualcosa di speciale, di un oggetto d'arte. Chi avrà la copertina a casa, di fatto, avrà un oggetto d'arte. E quindi il nostro ruolo, secondo me, degli artisti in generale, però di chi ha la cura proprio nell'attenzione dello scrivere, è proprio andare a ricercare quelle cose che possono essere universali, che possono rimanere nel tempo. Ma intanto Roma, il 19 aprile, Officina Pasolini, è un. Anche lì è stato divertente perché inizialmente dovevo fare soltanto due chiacchiere e raccontare il disco, poi ci è venuta in mente l'idea di suonare il disco e di far diventare questo momento una festa, quindi sarà una piccola festa patronale a Roma. Io sono convinto che anche a Roma ci sono le bande, anzi, ce ne sono tantissime. E poi la banda è una entità italiana, no? Che è presente in tutte le città e in tutti i paesi, che fa parte però della tradizione.
In queste ore i miei musicisti, artisti e bandisti si stanno preparando per la trasferta e vivono la cosa con grande emozione, forse più della mia, perché per loro anche tutto questo anno di impegno e di insomma di sacrifici sta finalmente vedendo la luce e abbiamo proprio voglia di festeggiare e di partire da Roma, quella che sarà una tappa zero, come dicevi tu, di un tour che sicuramente faremo in estate, che sarà libero proprio nelle piazze ovunque e che poi si ridimensionerà nell'invernale attraverso degli appuntamenti più mirati. In tutto questo contesto, tra l'altro, l'ultimo pezzo del disco è Porto Rubino, che è anche la sigla del mio festival, e quindi l'ho voluta mettere in questo disco suonata dalla banda, e devo tanto al mio festival e infatti sto lavorando affinché ci siano dei bravissimi artisti anche quest'anno. Ci siamo quasi.